Amici all'ascolto di Radio Speranza in Blu, ben ritrovati da Davide De Amicis che vi parla. Nuovo appuntamento con servizi e interviste per conoscere un importante servizio, un importante progetto messo a punto ultimamente dalla pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, contatto per tutoring giovani a servizio di altri giovani, un servizio molto interessante che davvero consente di ascoltare, di incontrare, di favorire le relazioni con i giovani e tra giovani. Ne vogliamo parlare con colei che coordina questo progetto per la pastorale giovanile, Angela Petrucci, ben trovata. Ciao Davide, ciao a tutti. La conoscete forse la voce? Lei è stata co-conduttrice di Shake, questa rubrica della pastorale giovanile che abbiamo avuto nello scorso periodo in radio. E dunque, Angela, come nasce questo servizio che ricordiamo si svolgerà tra l'altro, un'altra novità questa, nella Casa dei Giovani, che è una struttura messa a disposizione dal Santuario della Divina Misericordia? Diciamo una struttura che si trova proprio sopra il santuario, ha un ingresso a sé, donata a noi giovani della pastorale e ovviamente abbiamo pensato di aprirla non solo per noi, affinché potesse diventare la casa di tutti i giovani. Il progetto esce da un'idea, diciamo, condivisa, messa a punto proprio durante la pandemia. Eravamo nel 2021 e ancora tra zone rosse, arancioni, e tutti noi insieme abbiamo espresso proprio il desiderio di poter incontrare dei giovani e di farci incontrare, come penso ricorderemo tutti. Era venuta proprio meno la relazione, quella in presenza, quindi quella fisica, il potersi guardare negli occhi, il potersi toccare. E infatti il nome Contatto nasce proprio da qui, dall'esigenza di poterci riguardare faccia a faccia. Dunque, un'esigenza concreta nata in un periodo difficile di lontananza e di poche relazioni. Avete già esordito questo progetto, è iniziato il 28 novembre, quindi il lunedì dalle 18 alle 20 e il giovedì dalle 15 alle 17 avete attivo questo servizio. Tu che sei anche una psicologa, prossima psicoterapeuta, cosa è emerso? Quali sono stati i primi riscontri? Allora, innanzitutto c'è stato un avvicinamento da parte dei ragazzi, soprattutto dopo la messa del 27 di novembre, quindi la prima domenica di Avvento, e abbiamo proprio riscontrato l'esigenza, quella semplice, dello stare insieme. E questa piccola stanzetta del peer tutoring è stata proprio invasa da tanti ragazzi, non sapevamo più dove mettere le sedie, quindi era tutto pieno. Però è stato veramente bello, perché poi quello che è emerso era veramente l'esigenza di stare insieme, di parlarsi, di condividere, che è quello che vogliamo fare. In un rapporto che inizialmente abbiamo pensato come uno a uno, e cioè il fatto che ci sarà un tutor e ci sarà un ragazzo che ha appunto un'esigenza, una voglia, no? Di condividere, di allargare le amicizie, di stare insieme, di condividere quindi anche proprio le esperienze, quelle semplici di vita, un esame non superato, la fine di una storia. E non semplici perché siano semplici, ma semplici perché capitano a tutti. E quindi non, diciamo, noi della pastorale non abbiamo assolutamente la pretesa di risolvere chissà quali grandi cose, ma pensiamo che nella condivisione ci sia già la soluzione di qualcosa e che si possa camminare insieme. Ecco, come funziona concretamente, tecnicamente, un incontro? Ci sono appunto degli orari, quelli che hai detto tu prima, per accedere nella nostra casa, e lì in genere ci sono due ragazzi, quindi due tutor, che accolgono appunto la persona, e poi la persona potrà liberamente scegliere se continuare a parlare con uno dei due tutor.
E quindi proprio fissare un appuntamento, fissare un incontro e appunto un tempo di condivisione. E dico inizialmente l'abbiamo pensata così perché essendo un progetto totalmente nuovo, diciamo che quello che ci siamo detti è che ci lasceremo anche stupire dallo Spirito Santo per quello che vorrà essere proprio la forma da dare a questo progetto, e quindi teniamo anche conto di quelle che poi saranno le richieste che via via ci arriveranno dagli stessi ragazzi. Quindi diciamo che l'abbiamo pensata così, ma nulla vieta di poter ampliare, modificare e far prendere la forma che il Signore ha pensato, ecco. Un servizio questo che, anche guardando la locandina, insomma, è volutamente, anche senza loghi particolari, possiamo dire che è particolarmente rivolto a tutti, senza barriere religiose, culturali, ideologiche di alcun tipo, insomma. Sì, assolutamente. Infatti il fatto che ci sia un ingresso separato rispetto al santuario della Divina Misericordia è proprio indice di questo, cioè l'accoglienza è per tutti, non facciamo un'evangelizzazione nel senso stretto del termine, no? Per quello ci sono altri percorsi. Il nostro obiettivo è proprio incontrare e proprio voler stare a contatto appunto con tutti i giovani, no? A prescindere dalla fede, da quello che credono, che pensiamo sia bello stare insieme, quindi a prescindere. E poi ovviamente in questo è ovvio che dal nostro canto, essendo credenti, essendo ragazzi in cammino, speriamo di portare Cristo in quello che possiamo fare. Dopo il primo impatto, cosa hai visto? Come stanno? Qual è il polso della situazione dei giovani oggi? I giovani oggi, mi ci metto anch'io un po' in mezzo, no? Mi sento ancora un po' giovane. Il polso è che proprio c'è bisogno di stare insieme, c'è bisogno di sentirsi normali in quello che si vive. Perché spesso pensiamo che determinate situazioni le viviamo solo noi, pensiamo di non essere normali, no? Se questo è un termine che possiamo utilizzare anche se non mi piace tanto. E in realtà il fatto di stare insieme, di condividere, fa vedere che proprio quella situazione che tu pensi sia solo tua, in realtà appartiene anche all'altro, e allora quasi il peso diviene, no, più leggero. Perché è condiviso e perché è anche dell'altro. E dunque, per concludere, Angela, qual è quindi l'invito che fai a tutti i giovani che potrebbero essere interessati per i prossimi incontri? È quello di venirci ad incontrare, quello di passare a prendere un caffè. L'ho detto anche alla messa quando abbiamo lanciato il progetto, abbiamo anche la macchinetta del caffè, quindi... davvero, se volete passare un'oretta il pomeriggio per incontrarci, per condividere, se avete così bisogno proprio di guardare negli occhi un'altra persona come voi, venite a trovarci, ecco. E allora noi davvero rilanciamo questo invito a nostra volta, ricordiamo il progetto Contatto Peer Tutoring Giovani a Servizio di Altri Giovani, disponibile il lunedì dalle 18 alle 20 e il giovedì dalle 15 alle 17 presso la Casa dei Giovani nei locali superiori, il Santuario della Divina Misericordia. E allora grazie davvero ad Angela Petrucci, psicologa, grazie a voi. Psicoterapeuta della Pastorale Giovanile, operatrice della Pastorale. Grazie per essere stata con noi e grazie anche ai nostri radioascoltatori per averci seguito. Servizio Interviste torna come sempre ogni giorno alle 18.13 alle 22, replica l'indomani mattina alle 6.35. Grazie per l'attenzione, a risentirci.